accesso a questa sala gratuitamente. E il secondo ringraziamento va all'Ampi di Arquata Scrivia, perché avevamo avuto un problema di sovrapposizioni date con questa iniziativa, un'iniziativa che invece ha organizzato dall'Ampi di Arquata, e sono stati molto gentili nello spostare loro la loro iniziativa, e questo è l'ennesimo bel segnale di solidarietà fra i gruppi e le associazioni che qua ad Arquata fanno le cose. Poi ovviamente un ringraziamento a tutti i nostri ospiti. Alcuni di questi ospiti li abbiamo già avuti più di un anno fa, che sono i nostri dottori arquatesi Sabi e Zanini, che ringraziamo tanto per esserci. Con noi c'è Giuliana Busto della FEVA, che è l'associazione familiare vittima amianto di Casale Monferrato, e Luca dell'associazione Voci della Memoria, e poi c'è il nostro ingegnere arquatese del comitato, che è Francesco, che tutti conoscete e che presenterà, diciamo così, lo studio che lui ha fatto rispetto alla presenza d'amianto sul tracciato del Terzo Valico. Io ne approfittavo solamente per fare il punto rispetto all'ultima volta che ci eravamo visti, che era stato quando il 24 maggio avevamo presentato qua il progetto esecutivo del primo lotto dei lavori del Terzo Valico. Che cosa è successo da allora? Innanzitutto è successo che quella cosa chiamata moratoria, che vi ricordate, di cui si parlava molto sui giornali e che il movimento aveva denunciato dicendo insomma che non si trattava di chiedere al COCIV di iniziare i lavori qualche mese dopo, ma si trattava semmai di continuare la lotta e la battaglia perché il Terzo Valico non venisse costruito. Oggi, a distanza di parecchi mesi, possiamo dire, diciamo così, che avevamo ragione. Nessuno parla più di questa moratoria. L'Osservatorio Ambientale a Roma ha risposto ai sindaci che avevano chiesto la moratoria dicendogli che della moratoria non se ne parla nemmeno. E di conseguenza, ostinatamente, l'unica strada che dobbiamo continuare a battere, a percorrere, a performare il Terzo Valico è quella che bene o male abbiamo intrapreso da gennaio del 2012, quando abbiamo rimesso in moto il movimento, e quindi è una strada fatta di manifestazioni, assemblee come queste e tante iniziative che servono per continuare a dimostrare che le popolazioni coinvolte nei lavori del Terzo Valico, questo Terzo Valico proprio non lo vogliono. E soprattutto anche è cambiata un'altra cosa. Se vi ricordate, all'epoca c'erano due lotti finanziati, no? Sappiamo, il Terzo Valico è una grande opera divisa in sei lotti, costo complessivo è 6,2 miliardi, c'erano due lotti che erano stati finanziati dal governo. Uno di quei due lotti, diciamo così, è stato definanziato, e quindi attualmente, al posto del 1,2 miliardi che erano stati stanziati per costruire il Terzo Valico, attualmente ci sono solo i soldi del primo lotto, 500 milioni disponibili, e poi sono stati stanziati ulteriori 800 milioni da dividersi in 10 anni, dal 2015 al 2024, a dimostrazione che nel 2024 abbiamo l'ultima tranche di finanziamento del secondo lotto. Di questo passo ci avevano raccontato che il Terzo Valico l'avrebbero costruito in 8 anni, in realtà siamo al punto in cui nel 2024 finisce il finanziamento del secondo lotto. Abbiamo fatto i conti di questo passo, forse nel 2135 potremo vedere inaugurati i lavori del Terzo Valico, a dimostrazione di come davvero siamo davanti probabilmente all'ennesima grande opera che hanno intenzione di aprire qualche cantiere e fare qualche danno, salvo poi che sarà l'ennesima grande incompiuta che questo paese purtroppo ha visto, no? Diciamo che i cantieri dei fuori pilota di voltaggio e fraconalto stanno lì a dimostrare. Cantieri che vennero sequestrati a metà anni 90 e che sono poi rimasti lì da rugginire fino ai giorni nostri. Al tempo stesso, soprattutto qua ad Arquata, noi abbiamo fatto alcune cose che pensiamo sono cose importanti. Innanzitutto il 10 agosto abbiamo inaugurato il presidio a Radimero. Radimero, lo sapete, quelli che sono venuti, diciamo così, soprattutto alla presentazione del progetto esecutivo, è la zona di Arquata insieme a Moriassi che più verrà devastata dai lavori del Terzo Valico. Bene, proprio sui terreni, laddove vorranno portare la talpa, perché qua da qua la galleria la scaveranno con l'utilizzo della famigerata talpa, quella che viene sequestrata a Firenze, per capirci, proprio su quel terreno sorge il presidio Natale Terzo Valico di Arquata Scrivia. L'abbiamo inaugurata con una bella festa popolare a cui hanno partecipato centinaia di persone, e continuiamo a dirlo con la serenità con cui davvero in quasi questi due anni abbiamo fatto il movimento. Quel presidio è lì per dire ai signori del COCIV che quella terra è terra degli arquatesi e che di conseguenza non abbiamo nessuna intenzione di dargliela, e che, così come tutte le terre degli arquatesi che dovranno ancora essere espropriate, se quegli espropri non verranno eseguiti, loro non potranno aprire i cantieri del Terzo Valico. E forse dovremmo anche ogni tanto riconoscercela questa cosa. Se vi ricordate, era luglio del 2012, quando COCIV si presentò con arroganza qua ad Arquata Scrivia e disse: esproprio tutti i terreni che mi servono e me li prendo. Centinaia di persone pacificamente gli dissero che insomma non eravamo più disponibili a farci prendere in giro,
e da allora quelle lettere di esproprio Cocci non ha neanche più avuto il coraggio di mandarle. Credo che questo è in qualche modo un risultato che ci siamo portati a casa, ci siamo tenuti tutti quanti insieme con manifestazioni di migliaia di persone. Io penso anche che in questi mesi, anche se è vero che qua ad Arquata, per esempio, così come a Serravalle e da altre parti, gli espropri non hanno continuato, non hanno ritentato a farli, ci sono stati invece luoghi dove hanno riprovato ad eseguire gli espropri. E parlo della giornata del 10 luglio a Trasta, che molti di voi magari avranno visto i filmati su YouTube, ed è una giornata che ha fatto molto rumore. Lì dovevano eseguire degli espropri esattamente come quelli che vogliono fare qua a Moriassi, a Trasta, che è una zona di Genova. Lì trovarono di nuovo centinaia di persone, donne, uomini, anziani, bambini, giovani, insomma tutti quanti, una comunità che disse ai signori del Cocci: no, non le dovete scoprire queste terre, perché è forse rimasta una delle ultime zone di Genova dove c'è un po' di verde, dove si può avere una qualità della vita, diciamo così, decente. A fronte di quello, a fronte del fatto che 200 persone, tenendosi per mano pacificamente, formando così una catena umana, questo è quello che ha scritto il questore di Genova, hanno impedito ai signori del Cocci di avvicinarsi ai terreni da espropriare, 10 di noi, 10 attivisti del comitato di Notavo Terzo Valico, si sono visti recapitare i fogli di via. I fogli di via sono un provvedimento, diciamo così, singolare. Il questore decide, non lo decide nessun giudice, sia chiaro, non ci sono i tre gradi di giudizio. Il questore decide che 10 ragazzi, tra cui 5 siamo di Arquata, siamo delle persone pericolose, socialmente pericolose, perché abbiamo provato ad impedire insieme ad altre centinaia di persone l'esecuzione degli espropri. Per questa ragione, diciamo così, 10 di noi per 3 anni non potranno recarsi nei comuni genovesi interessati ai lavori del Terzo Valico, sono Genova, Campomorone, Ceranzi e Roncostriglia. Abbiamo fatto un ricorso al TAR, abbiamo chiesto la sospensiva di quel provvedimento che riteniamo essere un provvedimento abnorme, considerato che l'unica colpa che davvero quelle 200 persone quel giorno avevano avuto era stato quello pacificamente di non far passare i signori del COCIV. Quel ricorso, diciamo così, la sospensiva non ci è stata concessa. Stiamo ora valutando, visto che siamo convinti di aver subito un gigantesco sopruso, se varrà la pena addirittura di fare ricorso al Consiglio di Stato. La cosa che purtroppo abbiamo imparato, e l'abbiamo imparato sulla nostra pelle, è che, diciamo così, quando tu provi a domandarti come mai quella cosa sbagliata viene fatta, probabilmente ti coccolano, e questo serve per dimostrare che in questo paese c'è la democrazia. Ma nel momento in cui tu provi invece a dire, ripeto, sempre comunque in maniera pacifica, che non me ne sto solamente di criticare, non me ne sto solamente al mugugno, ma provo anche insieme ad altri a fare in modo che quello scempio non abbia atto, allora a quel punto lì sei una persona che deve essere denunciata, sei una persona a cui deve essere dato il foglio di via. E questa è la ragione per cui ovviamente noi pensiamo che rispetto a queste 10 persone bisogna stringersi, perché hanno subito un sopruso che probabilmente domani potrebbero subire degli altri. Noi pensiamo che quello sia un tentativo probabilmente di intimidire un movimento popolare che fa paura, perché ha portato in piazza migliaia di persone, perché è in grado di organizzare assemblee grandi come questa, e nessuno probabilmente è in grado in questa zona chiamata Valle Scrive di fare qualcosa di questo tipo. Però in qualche modo pensiamo anche che con la serenità con cui abbiamo portato avanti la battaglia in questi anni, insomma, non ci facciamo spaventare. E nonostante che oggi abbiamo preso quei fogli di via, se tornassimo indietro il 10 luglio torneremo nuovamente a fare quella cosa, perché è giusto difendere la nostra terra, perché è giusto tutti quanti insieme provare ad impedire che lo scempio avvenisse. Al tempo stesso, guardate, per noi, diciamo così, il range di possibilità con cui portiamo avanti la battaglia è infinito, no? Facciamo i ricorsi legali con il caso di Falli, facciamo le manifestazioni, abbiamo anche fatto presentare 2 interpellanze in Parlamento, una alla Camera e una al Senato. Al Senato c'è stata un'interpellanza presentata, pensate voi, 4 mesi e mezzo fa, in cui si interpellava il governo per sapere se reputava utile riconcedere la proroga di pubblica utilità per i lavori del Terzo Valico. Mentre alla Camera è finita la storia delle cisterne di Garrone, quelle famose che sono state fatte sparire da Cocci nel progetto e dove vorrebbero costruire il campo base. Anche l'interrogazione presentata alla Camera dei Deputati è stata presentata 4 mesi fa e a distanza di 4 mesi il governo non si è ancora degnato di dare una risposta a queste interrogazioni. E credo che questo di nuovo dia più o meno il senso di che cosa sia, insomma, che cosa stia diventando questo paese, quando addirittura vengono calpestati gli stessi regolamenti parlamentari che stabiliscono che esistano dei tempi per rispondere alle interrogazioni di persone elette o come deputati o come senatori. E avrete visto, e credo anche che questo sia un'altra cosa che per noi è stata importante, no? Avrete anche visto che a
quarta va in prima serata, presa diretta. Avrete visto in molti di voi la trasmissione di Riccardo Iacona. Per noi, diciamo così, è stato importante riuscire una volta tanto a, diciamo così, far accendere le telecamere di una grande trasmissione di inchiesta a livello nazionale sul problema del Terzo Valico. E siamo sicuri, siamo convinti che questo probabilmente è stato un primo momento in cui c'è attenzione intorno a questa questione, perché sempre di più la questione Terzo Valico, per fortuna, sta uscendo dai confini che riguardano il Basso Piemonte e la Liguria, e sempre più gente sta prendendo coscienza che in queste terre vogliono costruire un'opera di 6,2 miliardi, ma poi in tutta Italia chiudono gli ospedali, non ci sono i soldi per ristrutturare le scuole dove vanno i nostri figli, e quindi davvero c'è un problema gigantesco rispetto a come vengono spese le risorse. L'ultimissima cosa invece, che voglio raccontare è questa, no? Vi dicevo che abbiamo questo presidio Re di Nero. Questo presidio Re di Nero serve anche naturalmente per controllare un pochino chi arriva, chi non arriva, perché sappiamo che ci sono ditte che volano come avvoltoi intorno agli appalti del Terzo Valico. In 2 anni abbiamo smascherato 8-9 ditte in qualche modo coinvolte in questi lavori, ne avessimo trovata una pulita, no? Cioè, insomma, la ditta più pulita, minimo ha pagato una tangente. E badate bene, non ci sono le ditte degli onesti imprenditori di Arquata o della Valle Scrivia a lavorare al Terzo Valico. Sono tutte ditte che con Arquata hanno nulla a che fare, nulla a che vedere, non solo con Arquata, ma anche con tutti i territori coinvolti dai lavori del Terzo Valico. Ed è capitato un pomeriggio di incontrare dei signori molto distinti, farci due parole insieme e scoprire che erano della ditta di Vincenzo ed erano venuti a Radimero per vedere i terreni su cui poi dovranno scavare il Terzo Valico con la talpa. Abbiamo fatto una piccola indagine in internet, insomma, Google ormai dà la possibilità a tutti di fare delle piccole indagini, e scopriamo che questa ditta è stata indagata perché costruiva case, cortili di asili e opere pubbliche utilizzando rifiuti tossici cancerogeni. Noi ci domandiamo come è possibile che una ditta che è sotto indagine in questo momento per aver fatto questo, oggi vuole costruire il Terzo Valico, magari costruendo il Terzo Valico, seppellendo a Radimero rifiuti tossici cancerogeni. E poi, come sapete, a Voltaggio invece dicevano che il 10 settembre avrebbero iniziato a scavare il foro pilota. Il foro pilota non hanno iniziato a scavarlo, ora dicono che iniziano a scavarlo il 10 ottobre. Noi pensiamo che probabilmente non inizieranno a scavarlo neppure il 10 ottobre perché gli mancano un sacco di autorizzazioni per farlo. Ma abbiamo scoperto un'altra cosa, che la ditta che lavora dentro il foro pilota di Voltaggio, che è la Lauro, ad agosto è stata incriminata per truffa aggravata ai danni dello Stato. È la stessa identica incriminazione che subì Cocip a metà anni 90. Vengono indagati per truffa aggravata ai danni dello Stato, leggo perché non voglio dire inesattezza, che mi becco pure una querela, perché facevano false fatturazioni per un valore complessivo di 10 milioni di euro e facevano lavorare a lavori che avevano preso loro tutte non autorizzate ad eseguire quei lavori. Viviamo in un paese dove una ditta condannata per truffa aggravata ai danni dello Stato oggi vuole costruire il Terzo Valico. Ripeto, ci raccontavano che il lavoro l'avrebbero preso le ditte locali, le ditte sane, le ditte che non rubano, le ditte non infiltrate dall'andrangheta, ma purtroppo continuiamo a verificare che non c'è niente di tutto questo. Come dire, noi continuiamo nell'unico modo in cui siamo stati capaci dal gennaio del 2012 ad oggi a portare avanti questa lotta. Alla luce del sole e con le nostre facce, sempre in bella mostra, perché non abbiamo paura anche quando magari veniamo denunciati per aver bloccato un esproprio o anche quando magari ci danno un foglio di via, a metterci la nostra faccia. Ed è per questo che abbiamo voluto dire, molti di voi l'avranno visto in televisione, qualcuno, che noi non sappiamo ovviamente chi sia stato, ha spedito una lettera con 3 proiettili ai sindacati CGIL, CISL e UIL, ai segretari generali degli edili Piemonte. Con forza diciamo che noi siamo totalmente estranei a quella cosa, che chi fa quei gesti sono nostri nemici. Tanto che purtroppo qualcuno poi di quei sindacalisti che ha subito questa cosa vergognosa ci ha un po' tirato in ballo, ha tirato in ballo il movimento contro il Terzo Valico, ci siamo profondamente indignati, perché tutta la gente d'Arquata ci conosce, tutta la gente d'Arquata sa che noi siamo persone capaci solamente a protestare, a manifestare, a fermare il coaching, ma siamo capaci a farlo solamente alla luce del sole e siamo capaci a farlo solamente come abbiamo fatto oggi. È una vergogna che qualcuno pensi che gli arquatesi, che da anni con tanta generosità provano a fermare il Terzo Valico, siano capaci di gesti tanto allucinanti.
Guardate, lascio la parola ai medici, ma prima vi dico solamente ancora l'ultimissima cosa, che è questa. Se vi ricordate, quando volevano iniziare il 10 settembre, avevano detto: non abbiamo ancora il piano cava approvato, e allora lo smarino, che poi adesso è l'ingegnere, prima dei medici, e poi i medici, e poi gli altri di cui parleranno, doveva essere portato a Spinetta Marengo, no? Coach aveva pensato: non abbiamo il piano cava approvato, facciamo una trattativa privata con un'azienda di Alessandria e andiamo a portare lo smarino direttamente da loro. Lì, per fortuna, Castel Ceriolo, che è una piccola frazione di Alessandria, anche lì un'assemblea di 200 persone, un'assemblea grande come questa, ha fatto un pochino spaventare la sindaca di Alessandria, e la sindaca di Alessandria, che diciamo così non è proprio una sindaca notabile, tutt'altro, disse che davanti al rischio amianto avrebbe fatto una delibera per impedire ai camion di Coci di transitare sul territorio comunale di Alessandria. Noi questa sera vogliamo dire una cosa, e lo vogliamo dire a tutti gli amministratori: quelli che dicono di essere SITAV, quelli che dicono di essere NOTAV e quelli che millantano di essere NOTAV. Il tempo delle parole è finito. Oggi bisogna difendere il territorio, e quindi tutti i sindaci, compreso il sindaco d'Arquata, devono fare la delibera che vieti a Coci di portare qua i camion contenenti amianto. Questo è l'unico modo che ci riusciamo. Determinare che questo avvenga, e per farlo, come sempre, dovremmo essere in tanti, e per farlo vi diciamo anche che, a distanza di quasi 2 anni da cui abbiamo incominciato, abbiamo bisogno di tutti voi, quelli che vengono chiamati e definiti i ragazzi del comitato, che poi non sono tutti ragazzi ma ci sono anche anziani, questa è un'ottima cosa. Oggi hanno bisogno dell'aiuto di tutte e tutti gli arquatesi. Questa è la ragione per cui vi chiediamo martedì prossimo alla sala incontri della biblioteca di Arquata di venire e partecipare alle riunioni del comitato e decidere con noi quali sono le prossime iniziative che il comitato, il movimento contro il terzo valico, quindi tutti i comitati insieme, decideranno di fare. Lanciamo un appello, perché le riunioni quest'estate le facevamo al presidio di Radimero, adesso fa freddo, lanciamo un appello perché vogliamo affittare una sede, perché pensiamo che siamo maturi a sufficienza anche per, oltre ad avere un presidio, per aprire una sede. Quindi se qualcuno sapesse che c'è qualche sede vuota, libera, in paese d'Arquata, ce lo dicesse, perché vogliamo fare questo ulteriore passo. E c'era ancora una cosa, sì, è questa. Per l'ennesima volta vi chiedo di comprare le bandiere, appendere le bandiere alle finestre, sostenere il movimento, perché, come vi spiegavo, abbiamo anche delle spese legali che sono dovute, diciamo così, alle vicissitudini che abbiamo passato, e anche perché appendere quelle bandiere alle finestre d'Arquata, che ce ne sono sempre troppo poche, secondo me, appese, è un piccolo gesto che sta a dimostrare la contrarietà della popolazione arquatese alla costruzione del terzo valico. E scusatemi, prima di dare la parola a Francesco, forse sono cose che non si fanno, però bisogna farle. Guardate che se oggi siamo qua è perché ci sono decine di arquatesi più o meno giovani che tolgono tempo ai loro affetti, tolgono tempo ai loro figli, tolgono tempo alle loro relazioni sociali. Noi crediamo che queste, diciamo così, siano le più belle persone di Arquata, e quindi ringrazio uno per uno tutte le persone che fanno questa esperienza chiamata Comitato Natale Terzo Valico di Arquata Scrivia, e pensiamo che altri si aggiungano a noi. Grazie mille. Per non avere problemi. Al riguardo della normativa italiana, abbiamo due
serpentino abbiamo il crisotilo e tra gli anfibri la musite, la procidolite, tremolite, antofilite e archinolite. E questi sono tutti termini che vi dico perché potreste trovarli più o meno presenti nelle varie documentazioni. Le caratteristiche dell'amianto sono note, è quella di essere resistente al fuoco e fibroso. Questo ne ha permesso di utilizzarlo nell'industria intanto che non si è cominciato a capire la pericolosità che aveva questo minerale. Come patologie, quindi di conseguenza, abbiamo asbestosi, mesotelioma pleurico e carcinoma polmonare, di cui poi dopo riparleranno i medici di Aquara. Per quanto riguarda noi, l'amianto, il problema ce lo poniamo con lo scavo delle gallerie. E bisogna dire che per lo scavo delle gallerie non esiste una normativa specifica che lo disciplini. Questo non è un'affermazione mia, ma è una frase tratta proprio dal gruppo di studio dei problemi per la prevenzione dell'amianto presso il Ministero della Salute. Quindi, per poter capire come gestire l'amianto in galleria, bisogna fare riferimento a tutta una serie di normativa, che non è quella qua elencata perché è molto più lunga, molto più complessa e articolata. Abbiamo una normativa che parte nel 92 per quanto riguarda il divieto di esportazione e produzione di amianto, l'introduzione del termine ambiente naturale, quindi per quanto riguarda la protezione dall'amianto che si trova in natura, e la disciplina per l'acido da scavo, possono essere considerati rifiuti solo se hanno un quantitativo basso di amianto. Se hanno un quantitativo eccessivo non sono più rifiuti ma materiale pericoloso. E poi nel 2003 c'è stata una richiesta per fare la mappatura dell'amianto regione per regione. Non tutte le regioni l'hanno fatta, non tutte l'hanno fatta con gli stessi criteri e quindi anche qua c'è un pochettino di differenza da regione a regione. E abbiamo poi vari criteri per la procedura di ammissibilità dei rifiuti in discarica e ancora la legge per quanto riguarda la modalità di gestione e trattamento dei rifiuti con l'amianto. Questo solo per capire che è molto complicato quando si ha a che fare con l'amianto, come si gestisce e in sicurezza. E la questione è che non esiste un modo per dire sono sicuro di gestire l'amianto, perché in teoria basta una fibra per creare pericolo. Quindi l'unico modo per non avere problemi con l'amianto sarebbe non respirarlo proprio. Poi in realtà si va su base probabilistica, per cui più respiro l'amianto, più mi trovo in una zona con tracce di amianto, rischio maggiormente di prendere queste malattie. Il rischio viene valutato sia per quanto riguarda la presenza di amianto, quindi un rischio potenziale, per questo perché se l'amianto è presente e viene a spostare non crea problemi, è il rischio potenziale, o poi in base anche alla capacità di liberarsi dall'ambiente, e qui il rischio è molto maggiore. Come unità di misura vengono considerate l'indice di rilascio, questo in realtà è un uso improprio, però crea, come si dice, è stato introdotto più che altro per definire se lo smarino, cioè quello che viene scavato dalle rocce, può essere considerato commercializzato oppure impiegato, oppure se deve essere collocato nelle discariche idonee. Questo per quanto riguarda il materiale in sé. Se andiamo a vedere per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori, invece bisogna fare riferimento alle fibre rilasciate e il rischio si ha sul 0,1 fibre per centimetro cubo, che equivale a circa 100 fibre litro su una media ponderata di 8 ore. Questo è il limite che riguarda i lavoratori. Un altro tipo di criterio per vedere se è pericoloso o meno il quantitativo di amianto presente nelle rocce è guardare la concentrazione sul campione di roccia. Se abbiamo amianto superiore a 1000 mg, cioè un grammo per chilo, quel materiale roccioso è considerato rifiuto tossico speciale e quindi non può essere conferito nelle discariche come fosse terriccio normale. Tutto questo è per quanto riguarda di fatto la lavorazione industriale o pericolo per chi fa i lavori. Quello che non viene detto a
attentamente e ripetico per la popolazione che si trova vicino a una zona di lavoro, vicino a, a zone di passaggio di camion contenenti amianto. E in questo caso qua quello che si può utilizzare nella normativa come riferimento è questo valore di 2 fibre per litro, che è quello che indica che un ambiente che era prima contaminato d'amianto è stato bonificato, e fa riferimento soprattutto alla, alla contaminazione d'amianto dovuta a prodotti quali possiamo pensare le termite, quindi della lavorazione dell'uomo. L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, invece dice che per non avere pericolo non dovrebbe esserci più di una fibra di amianto per litro al giorno. Quello che noi adesso andiamo a vedere è quanto amianto, o meglio rocce contenenti amianto, rocce cantifere, abbiamo in Vallemme. Quindi il pezzo di territorio che siamo andati a prendere in considerazione è questo, che è quello attraversato dalla linea del Terzo Valico, che è questa qua. E parliamo quindi di studiare una zona che si estende circa per 4 km di larghezza e 9,5 km di lunghezza. Quest'area qua è quella che, su cui abbiamo fatto un'indagine con documentazione ufficiale presentata da ARPA o altri enti sicuramente attendibili. Il primo documento che andiamo a considerare è quello di Legambiente, che aveva fatto una comunicazione all'autorità del bacino del fiume Po. E questa comunicazione riguardava alcune precisazioni in merito al problema dell'acquedotto alternativo per voltaggio nel caso la Cimentiera avesse cominciato a scavare sul Monte Bruzzeta la cava. E per realizzare questo acquedotto si voleva prendere l'acqua nel rio Acquestriate, quindi all'incirca in questa zona, e qua viene sempre riportato il tracciato del Terzo Valico. Cosa era stato visto in questo documento? In questo documento vengono riportate alcune analisi effettuate dall'Università di Genova che dicono che la percentuale di fibre di tremolite è sempre maggiore del 50%. La presenza di tremolite in fibre varia nel campione tra il 35 e il 60% in funzione della granulometria. La percentuale di fibre libere è 30% di fibre di tremolite e 5% di crisofilo. Questi valori sono stati presi appunto nel rio Acquestriate, nel punto di captazione dell'acqua, quindi dove dovevano prendere l'acqua per fare l'acquedotto alternativo. Queste informazioni sono state riprese poi nel dato di sindacato ispettivo del 2002, in cui si chiarisce che successivamente anche l'ARPA era andata a fare un controllo, anche se poi non aveva dato effettivamente gli esiti di questo controllo effettuato. Questo controllo però, da quello che dice ufficio stampa legalmente l'anno successivo, dice che le analisi confermano nelle acque nel greto del rio che è presente amianto naturale. Quindi abbiamo già individuato un punto che si trova sì a 2,5 km di distanza dalla linea circa, in cui è nota la presenza di amianto. Vediamo l'altro documento. L'altro documento interessante è un libro abbastanza corposo, 500 pagine circa, redatto dall'ARPA Piemonte 2008, che si intitola appunto Amianto naturale in Piemonte. È una mappatura tramite una cronistoria delle concessioni e permessi di ricerca mineraria di dove è stato trovato l'amianto in Piemonte. E viene fatto un inquadramento geologico della zona sesto di voltaggio che è disposta appunto lungo una stretta fascia allungata nord e sud. E in questo caso appunto sono state cercate le presenze di amianto tramite i permessi di ricerca mineraria. Le concessioni minerarie sono state date, poi parliamo di anni 40-50, anzi un pochettino prima del 40, un pochettino dopo il 50, le torrenti Acquestriate, che avevamo già accennato prima, la concessione mineraria nota come le Colle e la concessione mineraria Monte Lecco. Vediamo allora cosa erano i risultati riportati in questo testo, ricordo redatto da ARPA. Dice che nel torrente Acquestriate non si parla dell'effettiva estrazione di amianto, anche se ne è testimoniata la presenza. Quindi questo documento già che risale agli anni 40 era testimoniata la presenza di amianto nel rio. Nella concessione le Colle, di nuovo,
è stato trovato l'amianto anche se in quantità e qualità non idonea per le produzioni industriali, il che significa che non ce ne saranno stati quei bucanti attivi che con le tecniche di allora conveniva estrarlo, ma c'era ed era presente, e questo non significa che non sia pericoloso per l'uomo. E queste informazioni in particolare sono state indicate tre località che sono la cascina Ponzolè, la cascina Bardanè e la cascina Cosà, che sono distanti circa 1,5 km, 1 km e 2 km dalla linea. Quindi abbiamo trovato altri tre punti che cominciano ad avvicinarsi al passaggio della linea di valico. Poi una terza concessione è sul Monte Lecco, in particolare nella località Cave di Pietra, in cui è stata osservata la presenza effettiva di amianto naturale in affioramento. E qua ci troviamo circa 200-300 metri proprio dal passaggio della linea di valico. Altro documento che è interessante per questo studio è quello redatto dalla Regione Liguria, che è denominato Carta delle Pietre Verdi. Praticamente è una mappatura, per quanto riguarda il territorio ligure, di tutte le zone riportate in verde e in giallo, in cui c'è la probabilità di trovare amianto. Vediamo che la linea di valico, questa qua tratteggiata in viola, attraversa questa zona passando in mezzo a queste due zone, in cui è data per probabile la presenza di amianto. E parliamo di passarci attraverso, quindi tra queste due zone c'è circa 2, 3, 400 metri tra le due zone, quindi sta attraversando, diciamo per fortuna o per coincidenza, o non si sa se poi effettivamente non sono contigue le zone, molto vicino alla zona con presenza di amianto. Questi documenti, quello della regione Piemonte, di Acqua Piemonte, e quello della Liguria per quanto riguarda la mappatura delle pietre verdi, sono documenti ritenuti attendibili da ENICAS, che li ha riportati in studi di fattibilità ambientale, quindi per vedere se era presente amianto ha fatto riferimento a questi due documenti. Ora, l'altro documento che andiamo a considerare è quello un pochino più famoso, perché ne abbiamo parlato tanto in questo periodo, ed è quasi un anno che ne parliamo e lo citiamo, ed è lo studio effettuato da Enel Green Power sul Monte Corale. Enel Green Power voleva mettere un impianto eolico sul Monte Corale per produrre corrente, e ha fatto, come è giusto fare, dei campionamenti, in particolare fatti 10 sul monte, per verificare la presenza di amianto. Quella che vedete, che in questo momento si capisce poco, è la mappatura dei punti di sondaggio che ci è stata fornita dalla provincia d'Alessandria a seguito di accesso agli atti. Quindi queste sono informazioni ufficiali, da queste informazioni, da tutte le pagine di analisi chimiche che sono state fornite, è stata redatta questa cartina, che è un pochettino più esplicativa. Vediamo qua sempre la linea di valico, e qua vediamo una zona che si estende per circa 2 km in cui sono segnati questi puntini verdi, cercati di rosso, che sono i punti di campionamento. Allora, in questi punti di campionamento, 9 punti di campionamento su 10 effettuati da Enel Green Power riportano concentrazioni di amianto espresse in milligrammi pari a 250.000 per chilo fino. Quindi parliamo di 200.000, 250.000, 20.000, 156.000, 180.000. Dire 180.000 milligrammi, 250.000 milligrammi per chilo, vuol dire che ci sono 250 etti per chilo di amianto su un campione, cioè un quarto del campione ha contenuto di amianto. Questo è un valore che può sembrare elevatissimo, è stato contestato come una possibile errore nel riportare i dati da milligrammi a grammi, ma in realtà sono i valori proprio espressi dalle analisi effettuate per conto di Enel Green Power, e in questo caso il Monte Corale si trova nel punto più vicino, a circa 1 km dalla parte opposta questa volta rispetto alla linea di valico. Abbiamo i punti 200.000 e 250.000 più vicini, poi si estendono questi campionamenti per circa 2 km e ce ne sono stati fatti 10.
questa è soltanto una di tutte le pagine in cui sono riportate le analisi chimiche del campione. Vedete, è indicato chiaramente amianto totale 250.000 mg/kg, il limite di legge è minore di 1000, e infatti il responso dice amianto totale non conforme. Non conforme vuol dire quindi che questo contenuto è eccessivo e non può essere trattato come fosse normale pervice o materiale di vita. La concentrazione di amianto è così elevata che nel verbale di conferenza dei servizi della seconda riunione del 25 novembre 2011 ha proprio Monta fatto queste osservazioni. Le concentrazioni, con queste concentrazioni il materiale scavato si configurerebbe come rifiuto pericoloso e dovrebbe essere conferito e smaltito a discariche autorizzate con procedure di massima sicurezza e che peraltro non potrebbe essere riutilizzato in cantiere come materiale di recupero per i previsti reinterri e rimodellamenti. Quindi neanche in cantiere può essere riutilizzato, non solo, e se non può essere riutilizzato in cantiere per materiale lì non potrebbe neanche essere portato fuori per cantiere. Zona in cui c'era un buco e fare il cosiddetto rimodellamento morfologico. Precisa ancora Alba che una tipologia di cantiere come quella necessaria per la realizzazione di un parco eolico, e quindi parliamo di un parco eolico che occupava circa 2 km a giudicare dei campionamenti sul Porale, comporta un grosso lavoro di scavo, movimentazione, stoccaggio e l'utilizzo di grosse quantità di terra e roccia. Praticamente si muove mai tanta terra che il potenziale rischio ambientale derivante dalla gestione di questo substrato sia veramente elevato e difficilmente controllabile e mitigabile. Cioè, Alba Piemonte riconosce che quando si muove così tanta terra con così tanto amianto, a un certo punto non si sa più come poter controllare le funzioni nel rispetto, non lo specifica, ma presumo, della salute dell'incolumità. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che quel materiale lì, parliamo in questo caso con quelle concentrazioni di amianto, non può essere conferito ad esempio a Libarna, dove è previsto un sito di rimodellamento morfologico. Per rimodellamento morfologico intendono prendere una zona che ha avuto delle depressioni, degli avvallamenti e praticamente livellarla coprendola col materiale che viene scavato di volta in volta dal monte. Per quanto riguarda Libarna, quindi questa zona qui, tanto per orientarci, queste sono le baie, e qua abbiamo la strada che va a Serravalle, qua rimane il sito di rimodellamento morfologico di Libarna, quindi dietro a Moriassi. E abbiamo questa zona che è previsto 404.000 metri cubi di banco, ovvero 546.000 metri cubi di materiale roccioso, pari a circa 1.052.000 tonnellate di roccia o materiale comunque scavato dall'elvatico che dovrebbe essere portato in questa zona. Da dove arriva questa zona? Inizialmente questo materiale inizialmente sembrava dovesse arrivare soltanto da Radimiro, cioè scavano il pozzo a Radimiro per far entrare la talpa, lo portano a Libarna. Quindi, lasciando perdere tutti i discorsi sull'opportunità e la correttezza, si trattava di terra che veniva spostata di circa un chilometro, terra chiamiamo la nostra, quindi da una parte all'altra. In realtà adesso vediamo dall'ultimo studio del piano del traffico che a Libarna ci arriva un materiale terroso un po' dappertutto e in particolare ci arrivano circa 185.000 tonnellate dalla Valdemme. La Valdemme che è quella che stiamo analizzando in questo momento come nello studio per vedere appunto come il quantitativo di rocce amiantifere sia cospicuo. Queste sono le zone che andrebbero a coprire con quel materiale anche estratto dalla Valdemme. Parliamo di zone qua dietro, praticamente, perché è di Barra. Altro studio che testimonia la presenza di amianto nel Valdemme è quello condotto da Cogip, anche se in realtà in quanto studio condotto da Cogip non è che avesse prodotto molti risultati, in realtà si tratta di poche informazioni. Cogip fino a questo momento ha sempre detto che la presenza di amianto non è significativa dove è tracciato, quindi secondo loro non risulta, e per dirlo si sono avvalsi di uno studio fatto dal CNR di Torino.
però in realtà di questo studio non è mai uscito né emerso alcun risultato, metodologia di campionamento o altro. Però questa informazione è stata ritenuta sufficiente dal sottosegretario di Stato per le infrastrutture e trasporti, Guido Improda, che nel 2012 cosa aveva detto al Senato, rispondendo a un'interrogazione, che dice che nella relazione del CNR, l'Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria di Torino, in merito alla consulenza tecnico-scientifica di elementi rapidi provenienti dai sondaggi geognostici relativi al terzo valico dei Gioli, viene indicato che dalle risultanze delle analisi eseguite, in genere la quantità di minerali di amianto è risultata modesta. Le procedure specifiche per determinarne la pericolosità nei riguardi del rilascio di fibre ha evidenziato la loro non pericolosità. Cioè, al Senato, su quello studio di cui non si sa niente del CNR, hanno detto che era sufficiente per dire state tranquilli che non c'è problema. Quello studio abbiamo cercato di averlo e ci si è rivolti anche all'ingegnere di Avichino, che era il relatore dello studio e responsabile della sezione di Torino, per chiedere, visto che si tratta di un ente pubblico, facciamo accesso ai dati ambientali e cerchiamo di consultarli. È stato risposto che si tratta di un contratto di natura privatistica tra il CNR e COCIT, quindi praticamente il CNR sì che è il nostro ente che conosciamo con la tendibilità, però quello studio l'ha fatto su un contratto di tipo privatistico, quindi COCIT ha portato dei campioni, questi campioni sono stati analizzati e le risposte sono state date a COCIV, ma evidentemente non le sa nessuno. In realtà poi studia, salta fuori qualche informazione. Questo documento è del 2005 ed è la relazione generale illustrativa all'intera opera. In questa relazione si dice che ai tempi, quando il CNR aveva studiato i campioni, i sondaggi effettuati lungo tutta la linea erano 27, quindi parliamo di 53 km di linea, ha fatto 27 sondaggi. Se teniamo il confronto, Enel Green Power ne ha fatti 10 su 2 km. Quindi Enel Green Power ne ha fatti molti di più, in spazio molto minore. E in particolare di tutti questi 27 sondaggi, quelli che sono stati ritenuti da sottoporre ad analisi di frattometrica per la ricerca di asbesti, sono soltanto 16. Quindi 27 sondaggi, sono 16 per vedere cosa dice, com'era il contenuto di amianto. Questo è ancora poco per dire qualcosa. In realtà poi bisogna andare a cercare un altro documento. Il documento, in francese, perché magari in italiano è troppo semplice da leggere, è uno studio fatto dalla SEA Consulting SRL di Torino assieme alla Scuola Nazionale Superiore di Geologia francese per quanto riguarda la presenza di amianto in Val di Susa. Ora, cosa c'entra la Val di Susa con noi? Va bene che in questo documento in fondo hanno voluto togliere la curiosità di capire qual era il confronto tra le rocce in Val di Susa e le rocce in Valdemme in base allo studio fatto proprio dal CNR nel 2004. Quindi oggi non ci ha detto gli altri quali sono, il CNR non poteva dircelo, ma in questo studio ha fatto forse l'errore di riportarlo e dicono praticamente queste cose. Dicono che con l'indice di rilascio, che in realtà non è un valore di misura che poi non è tanto usato adesso perché si guarda più i milligrammi per chilo di roccia, comunque l'indice di rilascio, che ricordo essere 0,1 quello per legge, è superiore addirittura a 1, quindi 10 volte il minimo di legge, in un unico campione che è definito a rischio dal CNR e si trova qua questo campione, proprio sul passo della bocchetta, quindi in piena Valdemme, sul passo della bocchetta, questa zona, al chilometro 12 circa della linea. E questo ha un alto contenuto, un alto indice di rilascio. Poi gli altri campioni, il CNR, giustamente, lui ha avuto dei campioni da analizzare, dice, gli altri campioni non hanno un quantitativo considerevole, anzi sono tutti con un indice di rilascio inferiore a 0,1. Il fatto è che l'altro campione più vicino che hanno considerato è a 4,5 km da quello dove hanno trovato l'amianto. Qua. Gli altri sono ancora più lontani. Quindi, questo se lo si può dire perché quello studio presentato dalla SEA Consulting mette i codici dei campioni SR13, SR14, SF4. Questi codici, andando a guardare il documento di COCIT,
sono le indicazioni di dove sono andati a fare i buchi lungo la linea per vedere se c'era, per analizzare, diciamo, la roccia contenuta. E sappiamo che questi prelievi sono stati appunto fatti in questo punto, sulla bocchetta SR13, l'altro SR14, e gli altri sono molto più lontani. Abbiamo addirittura un SF11 che è l'imbocco della finestra di Borzoli, che nel frattempo è sparita come finestra, quindi non c'è neanche più. L'ha fatto sull'imbocco della finestra di Rigoroso, anche questa non c'è più, quindi ha fatto dei campionamenti in zone che neanche più ci servono, quando addirittura non ne ha fatti a 18 km di distanza da questo punto qua, dove c'era l'altro quantitativo di amianto. Quindi praticamente, riassumendo questo discorso che ha permesso di dire a Cogil, CNR e a Imbrota che i dati sono tranquilli, hanno guardato nella zona che interessa a noi praticamente soltanto due campioni, uno qua e uno qua, dove uno ha un altissimo quantitativo di amianto dato dal rilascio, da un indice di rilascio maggiore, l'altro è inferiore ai limiti di legge, ma trovarne solo uno non vuol dire niente, perché abbiamo visto che su Monte Corale ne ha fatto 10 campionamenti e uno in effetti non aveva prodotto risultati di quantitativo di amianto eccessivo, ma in realtà gli altri 9 erano superiori. Ora, facciamo il quadro d'insieme di tutto quello che abbiamo detto e possiamo vedere che praticamente partendo da nord a sud in questo tracciato, tratteggiato che è la linea di valico, abbiamo riscontrato la presenza di amianto sul Monte Corale con i valori che abbiamo detto, quindi in questa zona. Scendendo abbiamo amianto nelle cascine del rio Acquistriate, cascina Posà, Barbalè e Ponzolè. E poi abbiamo dei cavi di pietra, il passo della bocchetta e la zona in cui è contenuto amianto per quanto riguarda appunto la mappatura della Liguria. E vediamo che praticamente da nord a sud attraverso una zona in cui un po' qua, un po' là, l'amianto è presente. Ricordo di dire che l'amianto è presente, o più correttamente sono presenti le rocce amiantifere, vuol dire che ci sono più o meno vene in cui c'è questo minerale. Ora, i punti così segnati non dicono niente, perché nel senso, se io dico che in questa zona abbiamo notizia che c'è amianto, qualcuno l'ha visto, qualcuno l'ha esaminato, in realtà non è che c'è un cilindro d'amianto lì ed è confinato. È presente lì perché lì hanno fatto un sondaggio, potrebbe essere presente un po' prima o un po' dopo per il discorso delle famose vene. Allora cosa bisogna fare per cercare di farsi un'idea un po' più completa? Proviamo a tracciare un reticolo di rischio, cioè uniamo tutti i punti in cui abbiamo visto che potrebbe esserci l'amianto e vediamo un po' qual è la superficie che va a coprire. E vediamo che, ora si vede probabilmente con l'illuminazione un po' male, tutta questa zona qua, con questo reticolo verde, è proprio una zona in cui da linea di valico ci passa dentro e questo lascia pensare che ci sia una probabilità degna di nota di incontrare rocce amiantifere. È stato condotto anche un nuovo studio, o almeno è stato riportato dai giornali questo nuovo studio per cui hanno valutato se era presente o meglio la presenza di amianto nella zona del tracciato. Fonti informali hanno detto che la probabilità di trovare amianto è del 20% tra genere voltaggio e del 50% tra voltaggio arcuata. Ora vorrei fare le precisazioni sulla terminologia tecnica e qualche informazione che abbiamo ottenuto un pochettino più dettagliata, visto che ci hanno raggiunto per dare qualche delucidazione su questo tipo di studio, ci è stato detto che in realtà la probabilità non è di trovare amianto, ma l'espressione corretta è di trovare le rocce amiantifere che contengono amianto. Comunque l'espressione corretta è quella. E la probabilità che sono qua indicate perché loro hanno fatto uno studio geognostico per suddividendo la tratta in pezzi più piccoli e vedere in base alla storia delle rocce nelle varie zone quale poteva essere questa probabilità di trovare amianto. I dati comunque sono stati confermati essere questi, quindi si arriva fino a un 20% tra genere e voltaggio, e tra voltaggio e arcuata ci sono delle tratte che hanno anche il 50% di probabilità di incontrare le rocce amiantifere.
cosa significa tutto questo? Quindi possiamo arrivare a dire, per quello che abbiamo visto, che rocce nell'Ifer, o amianto, che dir si voglia, sono presenti nella Valle M, sono presenti in quantitativi, in alcuni casi anche elevati, arriviamo a parlare di cose che a chi vengono riportate fa fatica a crederlo, di 2,5 per chilo di roccia. Chi diceva di negarlo, cioè il COGE, cioè che non c'era il problema di amianto, adesso dice che se lo troverà lo gestirà sul momento. Non è ancora spiegato e non spiega come farà a capire il momento, visto che non c'è un punto in cui un cartello che avvisa, guardate da qua in poi scava l'amianto, quindi bisogna avere un riscontro prima o poi di capire dove c'è l'amianto da scavare. Non viene specificato che di progetto che poi intende utilizzare, perché se effettivamente qualcuno può scavare dove c'è l'amianto, vuol dire andare a tirar fuori materiale che rilascia fibre e che crea pericolo innanzitutto a chi ci sta vicinissimo a lavorare. Quindi servono dispositivi di protezione costantemente cambiati, rinnovati, perché le mascherine si intasano velocemente. Bisogna utilizzare tutto un sistema di pulizia dei cani che entrano e escono, pulizia dei vestiti che uno addosso quando finisce di lavorare, lavanderie specializzate. È una cosa che comporta una disciplina ferrea da dire prima e non dopo, non ci si improvvisa la gestione di questo problema, bisogna sapere prima cosa si intende fare. Non si sa poi effettivamente di tutto quello che viene scavato, quali sono i cubi che contengono rocce antifere. Non si sa chi controllerà, a volte anche chiedere, va bene, ma se a un certo punto vediamo che qualcuno scava e non c'è l'autorizzazione, lo diciamo. Sembra di chiedere chissà che cosa, non si sa se bisogna dirlo alla regione, ad altri carabinieri, non sappiamo a chi segnalare la cosa. E tutto questo non si sa quanto costerà. Ora, costa già 6,2 miliardi l'intera opera. Aggiungere la gestione di questo problema in modo corretto vuol dire farla lievitare ulteriormente. Quello che non dicono in questo momento è che quest'opera è stata fatta per pezzetti, cioè per lotti costruttivi non funzionali. Questo è stato fatto nel 2010 con una legge finanziaria. Lotto costruttivo non funzionale vuol dire fare un pezzo di opera che potrebbe anche non servire a niente, cioè si buca la montagna fino a metà, perché il lotto costruttivo dice che finisce lì, e se poi non ci sono più i fondi, l'importante è che i fondi per quel pezzo potevano essere trovati, e poi si lascia un buco lasciato lì e si saluta e si finisce. Ora, questo tipo di lavoro a pacchetti per lotti costruttivi può essere fatto solo se il valore complessivo dell'opera è inferiore ai 10 miliardi. Siamo già a 6 miliardi e 2, se con la gestione dell'amianto andiamo oltre 10 miliardi, cominciamo a entrare in un controsenso che è stata autorizzata un'opera per lotti costruttivi che non poteva essere autorizzata. Questo lascia pensare che sia anche un po' il motivo per cui il problema dell'amianto è minimizzato, ce lo portiamo sempre più avanti, prima o poi lo gestiremo, in modo da poter autorizzare i lavori, fin tanto che a un certo punto non ci si troverà di fronte a dire abbiamo trovato l'amianto, cosa facciamo? Abbiamo sprecato tanti soldi fino adesso, abbandoniamo, abbiamo sprecato tanti soldi, andiamo avanti fregandoci della popolazione e quindi scavando come se nulla fosse e creiamo poi un danno, tanto alla salute, e poi sappiamo che la salute vuol dire un danno economico, oppure tiriamo fuori molti più soldi e andiamo avanti a scavare attuando tutte le misure di sicurezza. Cosa che, se fossero state dette le cose chiare subito all'inizio, cioè quest'opera costa tanto, c'era un altro modo di ragionare e di avvicinarsi. Per quanto riguarda i problemi della salute, direi che
questa è una relazione, sono diapositive di una relazione che in parte abbiamo già presentato, no? Cerco di andare un pochino veloce, anche perché l'altra volta abbiamo visto interventi, secondo me, da casale più emozionanti, insomma, di quello che sto per dirvi io, quindi magari più significativi, e quindi lascerò magari un pochino più di spazio poi agli interventi dopo. Cerco di mettere solamente un altro tassello per quello che riguarda i dati che sono stati portati fino ad ora, nel senso, il tentativo è quello di fare un percorso nel quale si spiega che cos'è l'amianto, ma accanto a tutto quello che può essere un problema di tipo emotivo si mettono dati, i dati che caratterizzano il problema, e poi ognuno decide di fare un pochino quello che vuole rispetto alla sua gestione del rischio personale, perché il problema dell'amianto è, come si diceva prima, che non esiste una soglia limite per l'amianto.